Buongiorno a tutti, sono Luigi Cacciapoti e sono il responsabile impianto della centrale Sorgenia ad 800 MW sita in Termoli, in provincia di Campobasso. Ho un'esperienza trentennale nel settore delle produzioni di energia elettrica e sono da 5 anni in Sorgenia. L'impianto di produzione di energia elettrica utilizza il concetto del ciclo combinato. Noi raggiungiamo il 56% di efficienza perché sfruttiamo ovviamente i fumi caldi della turbina a gas che potrebbero essere convogliati in atmosfera e quindi perdersi dal punto di vista energetico in produzione di vapore per poter produrre la rimanente parte, circa un terzo di quella produzione generale, attraverso la turbina a vapore. L'importanza del ciclo combinato è quella di ottenere un'efficienza energetica molto elevata. Oggi le centrali a ciclo combinato sono fondamentali nel processo della transizione energetica. Con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, le centrali a ciclo combinato determinano la stabilità di rete dal punto di vista della potenza, perché ovviamente le fonti rinnovabili non sono delle fonti continue di energia, perché sono fondamentalmente soggette alla disponibilità del vento e del sole. E quindi le turbine a gas, con la loro produzione rapida ed efficiente, riescono a compensare questi squilibri sulla rete, quindi è fondamentale questo processo per poter appunto determinare la transizione energetica.